Ringrazio perché questo sostegno è stato unito con qualche eccezione. C'è una fondamentale differenza tra due punti di vista. In base a uno che è quello mio sostanzialmente, l'Ucraina si deve difendere. Le sanzioni, l'invio di armi, servono a questo. L'altro punto di vista è diverso. L'Ucraina non si deve difendere, non dobbiamo fare le sanzioni, non dobbiamo mandare le armi. La Russia è troppo forte, perché combatterla? Lasciamo che entri, lasciamo che l'Ucraina si sottometta, dopo tutto cosa vogliono questi? Il secondo punto riguarda quello che ho definito più volte una tragedia umanitaria derivante dalla crisi, dalla carestia, dalla crisi alimentare che sta per abbattersi sui paesi, su coloro che hanno meno di tutti al mondo, su coloro che sono i più poveri. Ma naturalmente la colpa è delle sanzioni, la colpa è dell'Europa. No, la colpa è della Russia che ha dichiarato guerra all'Ucraina. Detto questo, il sostegno, come dicevo, è stato abbastanza molto unito e l'unità è essenziale in questi momenti, perché le decisioni che bisogna prendere sono molto difficili, è essenziale perché queste decisioni riguardano la guerra, ma riguardano anche la nostra situazione economica, sociale interna, non sono situazioni facili, quindi l'unità è fondamentale per questo. E vorrei fare, come ho fatto ieri, diciamo, una considerazione di carattere personale anche. Alcune di queste decisioni, soprattutto quando vedono l'Italia coinvolta, sia pure indirettamente, in una situazione di guerra, sono decisioni importanti, complesse, profonde, anche dal punto di vista personale. Hanno dei risvolti morali molto profondi, molto complicati. E quindi il vostro sostegno è fondamentale e vi ringrazio.